Lei è l'amante di Giorgio, non è vero? Signorina, un consiglio. In fondo lei non mi è antipatica. Lei sa che cosa farei al suo posto? Me ne andrei prima che Giorgio ritorni. Veramente? E perché? Giorgio è innamorata di lei, questo è inteso. È una cosa del momento. Ma non è così pazzo come sembra. Finisce sempre per tornare a cuccia quando è l'ora. Almeno fino adesso, dopo tante piccole avventure come la sua, ha fatto sempre così. Io credo che questa volta è diverso. Ma perché dovrebbe essere diverso? No, sinceramente, signorina. Lei crede che Giorgio l'ami abbastanza per diventare un ragazzo di buona famiglia? Sì, lo credo con tutte le mie forze. Signorina, conosco Giorgio a fondo. Non è assolutamente il suo tipo. Il suo genere di vita mi sembra chiaro, definito. Lei è di Rovigo, non è vero? Sì, e con questo? E domani lei deve tornare a casa per le vacanze. Ebbene, ci torni. Così il suo romanzetto finirà bene, passeranno gli anni e resterà nel suo cuore la piccola ingenua provinciale. Lei crede di impressionarmi con le sue parole. Si sbaglia. Io sono sicura di una cosa. Gli insegnerò ad essere felice. Come se la felicità fosse una cosa che si può insegnare. Ma ci vuole altro, mia cara signorina. Giorgio!